CS Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti ecosostenibili. iCure Total Look Uomo e Donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti, e San Giustino, località Dogana. Sogni di volare come Maverick in Top Gun? La scuola di volo Fly Felix trasforma il tuo desiderio in realtà. Corsi di volo per diventare piloti di aerei di posto, lezioni condotte da personale preparato e professionale. E che ne dici di un volo al tramonto? Diventa anche tu pilota per un giorno. Un'idea regalo unica per ammirare dall'alto le bellezze dell'Umbria. Fly Felix si trova a Magione, presso la via superficie Montemelino. Cosa aspetti? Cogli questa occasione al volo! Cerchi l'auto che fa per te? Autostop è il posto giusto. Esclusivamente dal mercato italiano. Aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Vieni a trovarci nel nostro autosalone rinnovato in via Parini a Trestina. Autostop, e non resti mai a piedi. La terza giornata di ritorno del girone A del campionato di promozione presenta sul menù la sfida tra Marra e Calzolaro. Le due compagini arrivano alla vigilia della partita del Canottieri con lo stesso bottino di punti raccolto nel 2024, ovvero 3 punti. La formazione di Simone Fuscagni, che oggi torna in veste di allenatore ma comunque disponibile ad entrare in campo in caso di evenienza, vuole sicuramente migliorare quel rendimento tutt'altro che positivo tra le mura amiche e di certo non all'altezza delle prestazioni offerte dalle acustri lontani da San Feliciano. Dal suo canto il Calzolaro vuole dar seguito alla bella vittoria ottenuta sul Montone nell'ultimo turno, cercando anche di vendicare quella che era la sconfitta 2-1 dell'andata. Il primo scudo della formazione di Fortuni, che inizia la partita con ottima verve, punizione insidiosa calciata da Sanchez, con Cocchini che respinge con i pugni il calcio piazzato indirizzato verso specchio della porta. Calzolaro disposto in campo con un 4-2-3-1, Pastore tra i pali, reparto arretrato formato da Matteaggi, Bastianoni, Mariani e Airi. In difesa in mediana ci sono Picchi e Sanchez con Meoni, Giacchi e Calderoni alle spalle di Domenichini. Al 19esimo una risposta della formazione di Fuscagni, quando Menichini lascia sfiorire il pallone che arriva sul sinistro di Sorella, che calcia centrale spiazzando Pastore, ma l'estremo difensore riesce comunque a respingere di piede. Acustri disegnati con il loro classico 4-3-3, davanti a Cocchini ci sono schierati Davide Sorella, Bagianti, Ranni e Velez. Miccio in cabina di regia con i soldati in mezzo, Soma e Turrizia, Nitridente composto da Ardone, Menichini e Marco Sorella. L'unici di casa alza la pressione, al 29esimo la sblocca, punizione dalla tre quarti di Miccio. Dopo un contrasto aereo la sfera arriva a Menichini, che con uno splendido sinistro al volo infila la palla direttamente sotto l'incrocio dei pali portando avanti i suoi. Al 38esimo ancora Marra pericolosa con Ardone, che sulla sinistra prova a mettersi in proprio, si accentra e lascia partire un pericoloso destro a giro che viene ben disinnescato da Pastore. Pochi secondi prima dello scadere a cercare il gol del raddoppio è invece Miccio, che dalla lunghissima distanza fa partire un violento sinistro che termina di poco largo ma con Pastore in apparente controllo. Con il montaggio e le riprese di Leonardo Cesaroni passiamo ai secondi 45 minuti. Pericoloso al 10-11 ospite quando il corner di Airi trova la girata al volo di Calderini, che non inquadra lo specchio della porta grazie alla decisiva deviazione di un difensore di casa. Gli sforzi prodotti dal Calzolaro vengono ripagati al 22esimo, il subentrato Scarzelli si rende protagonista di una grandissima azione con uno slalom sulla sinistra, mette un gran pallone al centro che Meoni deve solamente spingere in rete, realizzando così il pareggio dell'1-1. Pochi minuti dopo prova a tornare subito in vantaggio la formazione di casa, punizione ben calciata da Miccio per il colpo di testa del liberissimo Ragni, che termina di poco largo con Pastore immobile. Ancora Marra pericolosa quando al 35esimo la solita rimessa lunga di Santini trova Davide Sorella sul secondo palo e il suo sinistro di prima intenzione termina di poco a largo rispetto all'incrocio dei pali. Il finale incandescente che si incendia al 43esimo, il Calzolaro completa la rimonta con corner di Airi, Santini non riesce ad allontanare la sfera e anzi serve un involontario assist a Bastianoni, che con un colpo di punta infila la sfera in rete dopo aver baciato la parte bassa della traversa, realizzando così la rete del 2-1. Ma neanche il tempo di festeggiare, che pochi secondi dopo succede l'incredibile, gravissimo errore in uscita di Pastore, che controlla malissimo la sfera e la regala a Santini, che così lo infila alla lunga distanza facendosi perdonare l'errore precedente, bissando così il punteggio sul 2-2. Marra e Calzolaro si spartiscono la posta in palio. Nonostante il punteggio di parità a far festa comunque nel finale, è Mattia Menichini che con la rete di oggi raggiunge l'incredibile traguardo dei 300 gol segnati in carriera. Allora mister, oggi non sei entrato, non so se c'avevi paura di entrare, comunque partita molto accesa, equilibrata. Certo, siete passati in vantaggio, poi la rimonta, poi alla fine forse quando meno te l'aspettavi ecco il pareggio. Sì, sono entrato perché ancora non ho recuperato la domenica scorsa.
No, a parte gli scherzi, è stata una partita tosta contro un avversario molto ostico, ben preparato, che agonisticamente sapevamo che sarebbe stata dura e così si è rivelata la partita. Primo tempo bene perché abbiamo cercato di giocare palla a terra, siamo riusciti, abbiamo creato un paio di occasioni. Secondo tempo abbiamo sofferto parecchio perché poi girato il vento, eravamo contro vento, si è alzato anche abbastanza, quindi uscivamo poco dalla metà campo nostra. Abbiamo sofferto parecchio, alla fine è andata bene che siamo riusciti a pareggiare subito perché la partita era quasi finita quando abbiamo preso il 2-1. Un punto che muove la classifica, lo prendiamo, l'accettiamo e andiamo avanti ad allenarci con serietà e impegno come abbiamo fatto fino adesso e cerchiamo di fare il meglio possibile. Presidente, partita sicuramente molto equilibrata, piena di emozioni, certo. Grande secondo tempo da parte del Calzolaro. Sì, comunque è un bel pareggio, c'è il proverbio, dice in pareggio non fa male a nessuno. Certo che al 90esimo siamo andati in vantaggio per 2-1 con il gol di Bastianini, che poi tra l'altro si è fatto male, uno scontro fortuito, penso che ci avrà qualche punto di sciatura. Comunque devo fare anche complimenti al Marra, una bella squadra, forse il fattore campo l'aiuta perché hanno vinto 6 partite in trasferta e comunque ci hanno accolto bene, complimenti al Marra e grande Calzolaro. Certo, un po' di rammarico c'è che al 90esimo ci aveva fatto il gol del 2-1 e poi dopo mezzo minuto ci hanno pareggiato. E va bene, e in bocca al lupo a tutto il calcio ombro.